Cosa ci fa una meridiana in una chiesa? In particolare una meridiana costruita alla fine del XVIII secolo, in piena rivoluzione francese. Innanzitutto ci testimonia una grande avventura di avanguardia scientifica in questo piccolo paese della campagna romana, con uno strumento di altissima tecnologia per quei tempi, non solo. Che non aveva molte somiglianze con cose analoghe sparse nel territorio. Ci possiamo immaginare, con gli strumenti di allora, molto più limitati di quelli di oggi, quanta fatica, quanto zelo, quanta ricerca dell'ordine delle cose, del mistero della realtà. Quanta fiducia e ottimismo nel poter pronunciare e nel poter rappresentare un evento, il camminare del sole, con regolarità, con sicurezza. E al tempo stesso è veramente da ammirare la profonda sapienza, la filosofia della vita, o forse la teologia della storia, sottintesa a questa avventura. In particolare le iscrizioni documentano il senso profondo e positivo di ciò che si stava facendo. La vita è molto più lunga dei pessimisti che la credono corta e perdente, ma è anche molto più corta di quella di quanto ci si illude possa essere da parte di coloro che la ritengono eterna. È bello questo porsi sereno e costruttivo, realistico, coraggioso e profetico di fronte all'evolvere del tempo. Misurare il tempo con la luce, senza temere che le misurazioni passino attraverso dei sepolcri che stanno collocati per terra. Di solito il tempo si rappresenta molto più con i colori del buio, del tramonto ineluttabile, anziché della luce vincente che ritorna. Mi fa pensare alla logica del cielo pasquale. Anche quella è una fiammella di luce che rischiara la notte in attesa che avvenga l'aurora. Forse, chi lo sa, è proprio questo il senso profondo ecclesiale, teologico e spirituale della meridiana della chiesa di San Lorenzo a Formello. Cosa ci fa una meridiana in una chiesa? E cosa ci fa nella chiesa di San Lorenzo di Formello? Alla fine del Settecento, Formello era un piccolo centro della Tuscia romana, nello Stato Pontificio e nel più piccolo feudale governatorato dei Chigi. Vivevano 600 abitanti e si contavano 6 parroci. La vita si svolgeva all'interno del borgo, tranne che per il lavoro, che era nei campi, all'esterno. I due parroci principali
erano Don Francesco Volponi, arciprete di questa chiesa, della chiesa di San Lorenzo, e Don Luigi De Santis, rettore della chiesa di San Michele Arcangelo. Tra le comunità delle due parrocchie vi era una forte rivalità, ma i due sacerdoti riuscirono a trovare una buona soluzione. Decisero di collaborare per la realizzazione di uno strumento che è arrivato fino a noi in maniera veramente inaspettata. Una meridiana a camera oscura. Dei due, Francesco Volponi era lo storico e infatti scrisse un bellissimo inventario della chiesa di San Lorenzo, dalla quale abbiamo estratto tantissime informazioni sulla storia medievale e rinascimentale del borgo di Formello. Su Don Luigi De Santis, invece, sappiamo molto poco. Sappiamo della sua nascita a Castel Sant'Elia, dei suoi parenti, abbastanza entrati nel governo di Roma, e del fatto che fosse il settimo di sette fratelli, quindi già dall'infanzia avviato alla carriera sacerdotale. Non conosciamo i suoi studi, ma da quello che ci ha lasciato, pensiamo che fosse bravissimo, o quantomeno molto, molto, molto preparato sulle questioni astronomiche. Don Luigi De Santis voleva realizzare qui a Formello una meridiana a camera oscura e per farlo studiò moltissimo la meridiana romana di Santa Maria degli Angeli. Lui aveva a disposizione la sua chiesa, la chiesa di San Michele Arcangelo, della quale era rettore. Fece i calcoli e vide che le dimensioni e il posizionamento di questa chiesa non erano perfetti, non erano ideali per il suo progetto. Allora chiese a Don Francesco Volponi, che gli mise a disposizione la sua chiesa più grande e meglio esposta a sud, per il progetto. I lavori iniziarono nel 1794 e subito si presentarono dei problemi. Infatti, per posizionare il punto di partenza della meridiana, dovettero spostare il fonte battesimale. E questo generò grandi preoccupazioni nel popolo dei formellesi. Ma i due sacerdoti andarono avanti e, di sua mano, Don Luigi De Santis realizzò interamente la meridiana a camera oscura che voi vedete. Iniziò dal foro gnomonico e poi queste lastre a terra vennero scalpellate direttamente, appunto, dalle sue mani con l'aiuto di un muratore che, appunto, lo assisteva. Don Francesco Volponi, nel frattempo, annotava tutto quello che stava accadendo. Quanto era lunga la meridiana, quanto costavano i materiali e quanto ci stavano mettendo per realizzarla. Un vero e proprio resoconto che poi tornerà veramente utile. Per realizzare la meridiana ci vollero 2 anni circa, tra calcoli e la realizzazione materiale dello strumento. E Don Francesco Volponi era molto interessato a questo, perché nel frattempo aveva avviato un processo per rendere la sua chiesa, la chiesa di San Lorenzo, una collegiata, una sorta di upgrade che necessitava di uno strumento tecnologico fondamentale, un orologio che funzionasse alla perfezione. Già perché la vita di tutti i giorni del popolo dei formellesi avveniva all'interno del borgo, ma il lavoro era all'esterno. E quindi l'orologio, e quindi anche il battere della campana, era fondamentale per sapere quanto tempo mancasse al termine della giornata e quindi quante ore di lavoro si potessero ancora svolgere in campagna. In quel tempo, alla fine del XVIII secolo, era in vigore l'ora italica e bisognava calcolarla quotidianamente. Infatti, l'ora italica prevedeva un ciclo di 24 ore che cominciavano da mezz'ora dopo il tramonto. Facciamo un esempio. Se il sole tramontava alle 18, la prima ora si cominciava a contarla dalle 18:30. Quindi le prime ore del conto delle 24 erano le ore notturne, mentre le ultime ore erano le ore diurne verso il tramonto, una sorta di conto alla rovescia rispetto al tramonto del giorno successivo. Questo era fondamentale per chi lavorava nei campi. Infatti era importante conoscere quante ore mancassero alla sera. I rintocchi della campana della torre campanaria della chiesa di San Lorenzo quindi stabilivano l'ora quotidiana. E questi rintocchi venivano considerati e calcolati attraverso questa meridiana, uno strumento perfettamente efficiente, che però necessitava di un'interpretazione. Infatti, ogni giorno il calcolo andava rifatto. Perché?
perché le giornate si allungano verso l'estate e si accorciano verso l'inverno. E quindi allo strumento della meridiana bisognava accostare una tavola lignea su cui era iscritto ogni giorno il valore dell'ora che corrispondeva al mezzogiorno solare. Questo lavoro, con uno stipendio non piccolissimo, veniva affidato a un personaggio che si chiamava Temperatore. La storia della meridiana di Formello, seppur breve, è comunque molto articolata, perché già dai primissimi anni ebbe un cambiamento. Infatti, più che il cambiamento della meridiana, fu il cambiamento dell'orario. Durante il governo napoleonico venne importata l'ora europea, che già utilizzavano francesi e tedeschi, ovvero il modello di ora che usiamo noi ancora oggi, delle 24 ore con il mezzogiorno e la mezzanotte. Bene, la meridiana era perfetta per funzionare anche a questo scopo. Quando le truppe francesi lasciarono Roma, ritornò in vigore l'ora italica e quindi tutto normalmente filò liscio fino alla unificazione dell'Italia. Dopo il 1870, pochi anni dopo, venne istituito nuovamente un nuovo orario, ovvero venne adottata quell'ora ormai internazionale per rendere l'Italia un paese al passo con gli altri. Ma c'è di più, perché negli anni 50 i restauri all'interno di questa chiesa di San Lorenzo previdero il rifacimento della pavimentazione. Evidentemente ormai erano arrivati in uso nuovi orologi e forse anche la sensibilità storico-artistica del territorio non era al massimo. E infatti la meridiana venne totalmente smantellata per far posto a un nuovo pavimento. I frammenti della meridiana vennero presi e accantonati e lasciati alle intemperie. Molti ne presero alcuni pezzi, perché magari rappresentavano alcuni elementi a loro cari, qualche segno zodiacale, qualche scritta, e quindi di questi frammenti, piano piano, se ne perse traccia. Nel 1996 arrivò a Formello un nuovo parroco, un giovane parroco di Monterotondo, Don Luigi Peri, che ogni giorno, mentre diceva messa, vedeva un raggio di sole che entrava all'interno della sua chiesa. D'inverno questo raggio di sole era più lungo, d'estate era più corto. E quindi cominciò a incuriosirsi, finché un giorno andò a visitare la meridiana di Santa Maria degli Angeli a Roma. Lì incontrò Mario Cadamo, un grande scienziato delle meridiane e del calcolo del tempo, che stava effettuando delle misurazioni. Lo scambio tra i due è quasi leggendario. Io ho una meridiana a Formello. No, io conosco tutte le meridiane a camera oscura del Lazio e di tutta Italia. Vieni a vedere. Giunto a Formello, Mario Cadamo si accorse che la meridiana c'era, ovvero era rimasto il foro gnomonico, ma mancava tutta quanta la struttura a terra. A quel punto Don Luigi Peri fece appello ai fedeli. Se qualcuno ricorda di aver preso questi frammenti negli anni 50, li restituisse, possiamo provare a ricostruire l'intero strumento. L'appello fu un successo. La grande sorpresa avvenne quando fu restituita la piastra meridionale della meridiana, cioè quella con il solstizio d'estate, che poteva costituire un ottimo punto di partenza per ricostruire tutta quanta la linea meridiana. La meridiana di Formello venne quindi ricostruita tra gli anni 2008 e 2009 e da allora non perde un colpo, anzi, non perde un mezzogiorno. Cosa ci fa una meridiana in una chiesa? Nel 46 a.C. Giulio Cesare fece adottare a Roma un calendario di tipo solare, chiamato calendario giuliano, che non era esente da imperfezioni, ma che ben si concordava con l'avvicendamento delle stagioni.
Il calendario giuliano fa riferimento a quattro fenomeni astronomici di facile osservazione: i due equinozi e i due solstizi. Il maggior pregio di questo calendario è di essere di immediata comprensione anche per la gente comune, sia per la sua semplicità, sia per la possibilità di lettura attraverso i cicli delle stagioni. Su indicazione dell'astronomo Sosigene d'Alessandria, nel calendario giuliano vennero introdotti gli anni bisestili. Infatti egli aveva capito che l'anno non durava solo 365 giorni, ma circa 6 ore in più. Pertanto, ogni 4 anni si sommava un ritardo pari a un giorno. Quest'ultimo è il 29 febbraio. In realtà, anche quella misura dell'anno è un'approssimazione. Ora sappiamo che l'anno dura 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. Forse anche Sosigene era a conoscenza del fatto che l'arrotondamento a 6 ore era in eccesso, ma ciò venne ritenuto trascurabile. Nel 325 d.C., l'imperatore Costantino convocò il Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico cristiano, con il quale la Chiesa formalizzò un calendario liturgico composto sia da feste fisse, cioè che corrispondono ad un preciso giorno dell'anno, sia da feste mobili, per lo più legate ad eventi astronomici. La festa mobile più importante è la Pasqua, che deve cadere nella prima domenica successiva al plenilunio che si verifica dopo l'equinozio di primavera, convenzionalmente fissato al 21 marzo. Nei secoli seguenti, in molti si accorsero che l'equinozio non cadeva più il 21 marzo, ma anzi andava anticipando lentamente nel tempo rispetto a quella data. Ciò era dovuto al fatto che l'arrotondamento a 6 ore aveva fatto accumulare un piccolo ritardo, che però nei secoli era diventato significativo. Nel 1500 si erano accumulati 10 giorni di differenza. Questo non era più solamente un problema liturgico, ma riguardava l'intera società. Fu così che nel 1582 il Papa Gregorio XIII introdusse il calendario gregoriano. Vennero soppressi i 10 giorni intercorrenti tra il 5 ottobre ed il 14 ottobre 1582. Poi, per evitare il ripresentarsi nei secoli successivi del medesimo problema, si stabilì che ogni 400 anni i bisestili fossero 97 e non 100. Non sono bisestili gli anni secolari, che sono i più facili da ricordare, tranne quelli multipli di 400. Fu quindi bisestile il 1600, ma non il 1700, il 1800 e il 1900, mentre è stato bisestile il 2000, e lo saranno il 2400, il 2800 e così via, per i prossimi 33 secoli, quando sarà necessaria una correzione di un giorno. Questa semplice ma geniale soluzione venne trovata dallo scienziato calabrese Luigi Giglio. La Chiesa ebbe bisogno dell'astronomia per acquisire certezze nella soluzione di un grave problema liturgico, la cui chiave era l'esatta determinazione dell'equinozio di primavera, e per questo motivo offrì alcune sue vaste cattedrali e basiliche per la costruzione di strumenti particolarmente idonei a questo fine. Le meridiane a foro gnomonico che necessitano di grandi spazi dalla ridotta luminosità. Dal 1400 in molte chiese si iniziarono a costruire delle meridiane per quantificare lo spostamento dell'equinozio di primavera. La costruzione di meridiane si intensificò dopo la riforma gregoriana perché la Chiesa voleva vigilare con estrema attenzione sull'efficacia dei calcoli al fine di non ricadere nella confusione dei secoli precedenti. Al contempo, l'astronomia ricavò un sostanzioso incentivo al suo sviluppo dalla costruzione di questi maestosi apparati, che non servivano solo a stabilire i giorni degli equinozi, ma anche i due solstizi, il mezzogiorno locale vero e innumerevoli altri dati, diventando veri e propri osservatori astronomici, in cui si realizzarono significativi progressi scientifici, attraverso la definizione di molti importanti parametri astronomici. Le meridiane nelle chiese si dimostrarono strumenti molto affidabili di vigilanza sulla data dell'equinozio di primavera e utili, attraverso le nuove osservazioni del Sole e della Luna, per fissare la data della Pasqua. Ciò venne formalizzato con la riforma gregoriana,
attuata secondo le migliori concordanze possibili con le prescrizioni del Concilio di Nicea.